Ecco, allora cominciamo, buonasera, sperando che sia tutto a posto. Insomma, queste sono serate, intanto ringrazio i presenti perché è importante che ci sia qualcuno anche in presenza, poi vediamo che le dirette Facebook comunque hanno un po' di frequentazione. Quindi abbiamo imparato anche qualcosa da questo Covid che ci insegna anche a utilizzare canali che fino ad oggi non avevamo mai pensato neanche di utilizzare, invece in realtà a qualcosa servono anche le tecnologie. Oggi, beh, insomma, queste sono serate anche un po' impegnative, un po' selettive, un po' per amatori, anche se, devo dire la verità, quella di questa sera è una serata che per il Clesiano, ecco, ma poi anche penso il Nonesuo, ma insomma, per il Clesiano in particolare può essere particolarmente interessante perché ci racconta di un personaggio, dico il Clesiano soprattutto per il cognome di questo personaggio, perché Lorenzoni è un cognome decisamente clesiano, pieno di sfaccettature in termini di soprannomi. Credo che Lorenzoni sia il cognome con il maggior numero di soprannomi che differenziano quindi le ramificazioni di un ceppo molto antico, evidentemente, ed anche illustre, perché non solo Pietro Antonio è uno degli illustri uomini che portano questo cognome Eacles, ma poi ci sono anche altri, taluni hanno anche una via, si diceva con Roberto l'altro giorno, Pietro Antonio meriterebbe una via. Via Lorenzoni peraltro esiste già, Cles non è sua e dovrà eventualmente inventarsi dell'altro. Sì, perché peraltro questo è un personaggio che è veramente poco conosciuto in paese. Oggi contribuiremo a migliorare un po' questa conoscenza, la mostra contribuisce un po', è stato fatto qualcosa, poi Roberto ci spiegherà sicuramente che cosa è stato pubblicato su di lui, diciamo un pochino, ma ecco, quindi è una figura tutta da approfondire, tutta da scoprire, tutta da valorizzare. Io credo però che questa mostra possa esponga, ecco, questa mostra esponga uno dei pezzi più, non forse più famoso, perché più famoso ce l'abbiamo qui in copia, evidentemente, che è il ritratto di Mozart, ma insomma la Pala dell'Assunta che è il primo piano. So che è uno dei pezzi che ha stupito di più il visitatore di questa mostra, perché abituati a vederla, o meglio, abituati a non vederla appesa a 3, 4, 5 metri di altezza con una illuminazione approssimativa nella chiesa parrocchiale, beh, vista a distanza zero con illuminazione adeguata, ecco, si scopre la bellezza di un'opera che è figlia del 600, così nella sua composizione, magari sviluppata con un metodo che oggi Roberto ci spiegherà. Dico anche e chiudo che quest'opera va vista in fretta, perché quest'opera verrà riportata al suo posto per essere sostituita appunto da una fotoriproduzione a partire da Ferragosto, perché nel giorno dell'Assunta e da lì in avanti la Chiesa ha bisogno di tornare ad appropriarsi della sua pala. Della sua pala, ecco, è una pala forse più che d'altare, è la pala della Chiesa, non so se si può dire questa cosa, non credo, però infatti l'altare poi non è quello per cui la pala è stata fatta, però insomma noi ci fregiamo di avere a casa sua, ecco, forse uno dei quadri più belli di questo pittore, che oggi impariamo a conoscere un po' di più. Magari voi lo conoscete, ma insomma credo sia pieno di misteri e sarà molto bello e interessante sentire un po' la storia. Oggi abbiamo qui, credo, uno fra i più importanti esponenti della sovrintendenza dei beni storico-artistici, in questo caso credo di, giusto? Beni storico-artistici.
artistici? No, sono dei beni architettonici. Dei beni architettonici. Sì, ma per quindi vicende concorsuali, diciamo. Ah, perfetto, però mi sembra un po' strano che Roberto si occupi di beni architettonici. No, non è strano, si occupa di tutto, però insomma lui è, credo di non sbagliare nel dire che sia senz'altro più... No, sono uno storico dell'arte, ecco, appunto, che affianca i colleghi architetti. E però anche lui... bello noneso, anche lui con ormai una bel curriculum, anche lui uno dei uomini, uomini ma poi anche donne, perché in questo caso è una donna la coordinatrice di questa mostra, che ha contribuito a coordinare e curare mostra Palazzo Sessorile, per cui un amico del palazzo, uno di quelli che possiamo mantenere in collaborazione sempre costante, lo ringrazio per la sua vicinanza personale, professionale e anche dell'apparato che rappresenta in questo momento la sovrintendenza, perché ci è stata veramente molto vicina nell'organizzazione di una mostra così complessa, nell'allestimento, nei prestiti, nei trasporti e quant'altro, anche degli aspetti archeologici, per cui ringrazio sempre e saluto il sovrintendente Franco Marzatico. Ma adesso lascio veramente la parola a Roberto Pancheri, perché la storia di Pietro Antonio Lorenzoni, insomma, è questo l'oggetto della serata. Vi lascio per poi, magari, credo possiamo eventualmente dialogare in coda. Io mi metto di là perché voglio vedere. Starei qui a farti compagnia perché rimani no, solo, anzi, ma preferisco... Vedi meglio le immagini. Ecco, grazie, buon proseguimento. Allora, ho acceso il microfono, ditemi se va bene, se c'è un ritorno, un eco, no, va bene così. Benissimo, allora buona serata a tutti, grazie di essere intervenuti nonostante, diciamo, le preoccupazioni che ci attanagliano sulla pandemia, e grazie al sindaco Ruggero Mucchi per questa introduzione. Se volete lo spiego, perché ho una voce anche abbastanza... Provo senza microfono, mi sentite? Sì. E anche nella diretta Facebook penso che sia, vada bene. Benissimo, allora... L'argomento di questo mio intervento è stato determinato dal fatto che in mostra sono presenti due opere importanti di due pittori del Settecento originari della Val di Non, Pietro Antonio Lorenzoni di Cleis e Giovanni Battista Lampi di Romeno, legati tra loro da un legame, da uno stretto legame di parentela, erano infatti cugini, poi lo vedremo. Ma sono due pittori che sono accomunati anche dalla diciamo comune esperienza fuori dalla loro valle di origine, dal loro territorio di origine, esperienza formativa che entrambi in tempi diversi hanno espletato a Salisburgo, e poi anche dal fatto che entrambi esercitano la loro professione di pittori prevalentemente in area austriaca. Pietro Antonio Lorenzoni a Salisburgo e nei dintorni, con qualche puntata anche nella Baviera, che peraltro, come sapete, è proprio quasi in osmosi col territorio del Salzkammergut, perché ci sono addirittura delle enclave bavaresi che entrano e quasi inabiliscono appunto il territorio di Salisburgo. E invece nel caso di Giambattista Lampi, Vienna, quella di Lampi sarà una carriera, se vogliamo, anche più brillante rispetto a quella del cugino, perché diventerà professore all'Accademia di Arti Figurative di Vienna e poi conoscerà anche gli splendori della corte russa, perché soggiornerà alcuni anni alla corte di San Pietroburgo e diventerà il ritrattista ufficiale di Caterina II di Russia, quindi in un ambiente più internazionale, più prestigioso e anche, come dire, più sicuramente strategico dal punto di vista di un artista di Salisburgo. Ma Salisburgo, come del resto è adesso, era nel Settecento una piccola capitale culturale, era una capitale politica, lo vedremo, di uno stato indipendente nell'ambito del Sacro Romano Impero, il Principato Arcivescovile di Salisburgo, ma era una città importante dal punto di vista culturale, e a ricordarcelo c'è già così
materialmente presente questa copia fotografica di un ritratto del piccolo Mozart, che è sicuramente il personaggio più importante in assoluto della storia culturale di Salisburgo. Ma partiamo dall'inizio, anzi partiamo da chi ci ha preceduto nella riscoperta di questa figura, di Pietro Antonio Lorenzoni. Vi mostro la copertina, eccola qua, di un libricino pubblicato nel 1982, quando, diciamo con anche pochi mezzi, si cercò comunque di onorare la memoria di questo concittadino di Pless nel bicentenario della morte. All'epoca, appunto, in concomitanza con il restauro della pala dell'Assunta, che trovate esposta qui in mostra, e vedrete una curiosità che rimangono ancora i tasselli lasciati appunto dal restauratore a memoria, diciamo, della pulitura complessiva. E in occasione del restauro di quella pala venne organizzata una piccola mostra nell'oratorio di San Rocco, e che fu prevalentemente fotografica, cioè venne esposta la pala a restauro quasi ultimato, e poi vennero esposte alcune fotografie delle opere che si erano fino a quel momento rintracciate di questo pittore. A curare l'iniziativa fu il professore Franco Lancetti, che tutti voi conoscete, che appunto ci ha lasciato traccia di quella sua ricerca e che è ancora una buona base, diciamo, per le successive indagini. Ecco, vedete che la copertina di quel libricino riproduce l'autoritratto di Pietro Antonio Lorenzoni. È sempre importante poter vedere in faccia, diciamo, un personaggio storico, chiunque egli sia, a maggior ragione quando questo personaggio è un artista, e quindi autoritraendosi esprime qualche cosa di più, perché esprime in qualche modo la sua condizione di artista, come spesso succede, vedete anche nel caso di Pietro Antonio Lorenzoni, è al lavoro, sta disegnando, e poi è anche un momento di autorappresentazione di sé nel ruolo sociale dell'artista, che in antico regime era una professione a tutti gli effetti, quindi non dobbiamo pensare appunto all'idea di artista che poi si è affermata soprattutto col romanticismo e poi magari è stata mille volte messa in discussione nel Novecento dalle avanguardie, neoavanguardie, eccetera, e dove appunto l'artista a volte è un personaggio quasi marginale rispetto al sistema produttivo, si parla di artisti della domenica e così via, oppure secondo il modello romantico l'artista è una figura piuttosto solitaria che crea in solitudine e solo in un secondo momento cerca eventualmente il dialogo con un pubblico. Ecco, in antico regime invece l'artista è perfettamente inserito in un tessuto sociale, economico, politico, e ha quasi sempre un ruolo pubblico. Quindi anche l'autoritratto esprime questo. Quando un artista decide di eseguire il proprio autoritratto, significa che si sente anche un po' arrivato, diciamo, in una sua dimensione professionale. Allora, questo, come vedete dalla didascalia, questo dipinto, che è di piccole dimensioni, si conserva al museo della città di Salisburgo, che una volta si chiamava Carolino Augusteum, perché i musei delle città, diciamo dei capoluoghi dei Länder, avevano tutti un nome, come per esempio quello di Innsbruck, Ferdinandeum, legato o a un arciduca o, come nel caso di Salisburgo, l'imperatrice, una delle mogli dell'imperatore Francesco I, Carolina Augusta. E poi man mano hanno cambiato nome, si sono, come dire, ammodernati,
Io avrei preferito, sono un tremendo conservatore in questo, insomma. Per esempio, insomma, lo Johanneum di Graz adesso si chiama Universal Museum Graz, che insomma, forse come museo universale abbiamo più in mente il Louvre del museo pur dignitoso di Graz, insomma, ecco. E quindi anche il museo di Salisburgo non si chiama più Carolino Augusteum, ma Salzburg Museum. Comunque, detto questo, il dipinto ci mostra il pittore con lo sguardo rivolto a noi, rivolto al riguardante, mentre sta abbozzando un disegno, quindi al lavoro. Ha un curioso copricapo piumato, quindi c'è un certo estro anche nell'abbigliamento, e fin da questo autoritratto lo possiamo collocare senz'altro nella temperie del barocchetto, quindi di quella corrente della civiltà figurativa tardo barocca che specialmente in area alpina si chiama barocchetto o Spätbarock in tedesco, insomma, e, cioè un barocco particolarmente leggiadro, non così retorico come quello, diciamo, di fine 600, non così magniloquente e tantomeno come non così, diciamo, eloquente come il barocco romano, insomma, è un barocco sorridente, leggero e fatto anche da tanti artisti, da una miriade di artisti, sono veramente tantissimi questi pittori austriaci, tirolesi, bavaresi, spesso sono frescanti, sono tantissimi, affiancati poi naturalmente da scultori, intagliatori, eccetera, che hanno rinnovato in modo significativo, tanto che ancora adesso lo stile prevalente in quell'area è il barocchetto, quasi tutte le chiese, sia parrocchiali, sia abbaziali e conventuali, sia i santuari, le chiese di pellegrinaggio, di tutta la fascia cattolica alpina. E, è un fenomeno che ha ragioni anche economiche, c'era stata una forte ripresa economica, per cui c'erano state, dopo la grande paura dell'invasione turca, assedio di Vienna 1683, ecco, dopo quel fatto che fu traumatico, cioè, dopo un paio di decenni, insomma, l'Austria e tutta quell'area si riprende e c'è appunto, fra le tante, fra i tanti segnali di ripresa economica, c'è questa campagna di ridecorazione in chiave barocchetta di tutte le chiese. Lorenzoni è uno dei protagonisti di questa stagione a Salisburgo e in tutto il Salzkammergut. Ma cosa ci faceva uno di Kless a Salisburgo? Insomma, è questa un po' la domanda che ci poniamo. Ma prima di tutto vi voglio far leggere che cosa c'è scritto dietro questo dipinto. Sapete che spesso bisogna girarli i dipinti per capire. Ecco, dietro il dipinto in tedesco c'è scritto: il ritratto è stato dipinto da Peter Anton Lorenzoni, è il suo ritratto. Era anche servitore di anticamera presso sua grazia principesca Schrattenbach e Colloredo a Salisburgo. È morto il 17 giugno 1782. Ciò significa che la scritta non è sua, ecco, va da sé. Era anche fratello carnale di Johann Nepomuk della Croce, pittore a Burghausen. Poi c'è una lacuna di sua madre e lacuna anche insegnante nell'anno 1754. Allora, tutto questo cosa significa? Fratello carnale è un'espressione un po', diciamo, fuorviante. In realtà era zio di questo Giovanni Nepomuceno della Croce, un pittore originario di Pressano, vicino alla Vis, quindi in Trentino, che riceve i rudimenti della pittura proprio da lui a Salisburgo. A questo si riferisce la scritta, era anche insegnante nel 1754, non significa che teneva scuola a Salisburgo, ma semplicemente che è stato il maestro di suo nipote della Croce. E appunto di sua madre significa che erano parenti per parte di madre, la lacuna va intesa in questo senso. È interessante anche il titolo che a corte, è interessante che sia ricordato, ma appunto evidentemente era il massimo, la massima carica che aveva ottenuto Lorenzoni, cioè quello di servitore di anticamera
del principe arcivescovo di Salisburgo di allora, che si chiamava Schrattenbach, e anche del suo successore, che fu il Colloredo. E servitore di anticamera non significa che portava la cioccolata calda, era un titolo onorifico, insomma, no? Significa che era a disposizione e che magari il ritratto del principe lo doveva fare gratis, ecco, questo sì, ma non che portasse appunto la colazione a sua grazia. Allora, il nipote è questo personaggio, anche lui si è autoritratto, e ci porterebbe troppo lontano parlare di Giovanni Pomunciano della Croce, che è un bel personaggio e di cui ha scritto un libro molto esauriente uno studioso di Burghausen, che è questa cittadina della Baviera non lontana da Salisburgo, dove visse questo pittore. Vedete, il dipinto è ubicazione ignota, abbiamo solo la fotografia, e anche lui, vedete, si presenta a noi, ai suoi contemporanei e poi alla posterità che siamo noi, come artista, come pittore, perché tiene in mano la tavolozza e appunto il pennello o forse il matitatorio. Allora, è importante questo passaggio di Giovanni Nepomuceno della Croce perché, in primo luogo, perché l'autoritratto di Lorenzoni è approdato nell'Ottocento nelle collezioni del Carolino Augusteum per donazione da parte di un della Croce, che poi sono rimasti a Burghausen, si sono germanizzati, diciamo, si sono naturalizzati bavaresi, però si sono ricordati che il loro parente Lorenzoni era legato a Salisburgo, e quindi in questo bel periodo della nascita dei musei civici, che ha interessato anche l'Italia, anche nel suo piccolo Trento, eccetera, i musei delle città sono nati soprattutto con donazioni private, eccetera. In questo caso i Della Croce hanno detto: beh, l'autoritratto del nostro parente pittore a Salisburgo lo doniamo alla città di Salisburgo, e per fortuna, perché invece l'altro, quello appunto del pittore Della Croce, è andato disperso per il momento, insomma, ecco, abbiamo una fotografia in bianco e nero. L'altro motivo di interesse è che Giovanni Nepomuceno della Croce, oltre ad essere stato allievo di Lorenzoni, è stato anche il suo primo biografo, cioè ci dice poco, ma ci dice qualche cosa di suo zio, cioè ci dice che fu allievo di Paul Troger. Questo è molto importante perché ci dà subito la misura del ottimo, diciamo, alunnato di cui Lorenzoni ha potuto beneficiare, perché Paul Troger, pittore di Monguelfo, in Valpusteria, è uno dei grandi pittori del Settecento austriaco, è stato anche direttore dell'Accademia Imperiale di Vienna, alternandosi, perché mi pare che è stato direttore due o tre volte, alternandosi con il collega e amico Michelangelo Unterberger di Cavalese. Quindi vedete come in un'epoca in cui sia il Tirolo italiano, cioè il Trentino, sia il Tirolo tedesco, a maggior ragione, diciamo, erano perfettamente integrati nel tessuto istituzionale del Sacro Romano Impero, era normale che un pittore di Cavalese come Unterberger e un pittore di Monguelfo come Troger arrivassero ai massimi vertici dell'arte a Vienna, appunto dirigendo la locale accademia. La formazione di Lorenzoni presso Troger però avvenne invece non all'accademia, ma privatamente, come usava, cioè nella bottega, probabilmente a Bressanone, e perché Troger ha lavorato molto a Bressanone, ha affrescato il Duomo di Bressanone, per esempio. E ecco, qui abbiamo l'autorità, quindi li abbiamo visti tutti in volto questi protagonisti. Dico subito che Troger è su un livello più alto qualitativamente sia del Lorenzoni che della Croce, però, come dire, quella è la coinè culturale di cui fanno parte anche gli Unterberger, Michelangelo e anche suo fratello Francesco. Salisburgo, dicevamo. Allora,
Un po' di dati biografici. Pietro Antonio Lorenzoni nasce a Clessi il 25 agosto 1721 da Michele Antonio Lorenzoni, notaio, e Lucia Elisabetta Rossi di Cagnò, quindi proprio noneso al 100%. E la sorella del padre, Chiara Margherita Lorenzoni, sposa nel 1730 a Romeno un giovane pittore proveniente dalla Valpusteria che si chiama Mattias Lamp, che è il capostipite di un'altra dinastia di pittori, che è quella dei Lampi. All'inizio sono Lamp, solo Giambattista, nato a Romeno nel 1751, formatosi all'Accademia di Verona, prima a Salisburgo, poi all'Accademia di Verona, e diventato il ritrattista di cui dicevamo, fino alla corte di Caterina II, fu lui a italianizzare il cognome, che in origine era un cognome sul tirolese Lamp, o Lomp anche si trova, e una storia che molti di voi conoscono già. Quindi Chiara Margherita, che tra l'altro morì di parto, quindi fu la mamma solo di nome per Lampi, in pratica fu una sorella ad allevarlo, diciamo, nei primi anni. Comunque questo legame fu importante perché è diventato grande, Giambattista viene mandato a perfezionarsi, aveva appreso i rudimenti della pittura da suo padre Mattia, e poi però da grande verrà mandato a Salisburgo dal cugino, che era molto più anziano, aveva 30 anni di più, e il cugino, che era ben piazzato ormai a Salisburgo, lo sistema presso un pittore, un certo König, eccetera. Ma magari lo vediamo dopo. Quello che è interessante notare adesso è che, appunto, che Pietro Antonio Lorenzoni aveva già uno zio pittore, che era Mattias Lamp, a Romeno. Quindi prima di andare da Kroger sarà andato da suo zio a Romeno a imparare i rudimenti, perché non si va subito a bottega da uno bravo, bisogna dimostrare di saperci fare. Questo è un po' il sistema in antico regime, no? Dove si va a bottega, non c'è ancora, o meglio, solo nei grandi centri esistono già le accademie, per cui c'è un curriculum formativo istituzionale, ma per tutto il Settecento prevale, direi, ancora la formazione a bottega, come qualsiasi artigiano. Ecco, poi appunto c'è questo spostamento, questo trasferimento a Salisburgo, e che non sappiamo esattamente in che anno è avvenuto, però è sicuramente avvenuto prima del 1749, perché in quell'anno Pietro Antonio Lorenzoni si sposa a Salisburgo con una signora che si chiamava Maria Anna Brunner, che era vedova di un pittore, vedova Hölz. Anche questo è proprio in linea perfettamente con tutto quello che sappiamo del sistema delle arti di antico regime. Appunto, ci si sposa tra esponenti della stessa professione, quindi lo scalpellino sposa la figlia dello scalpellino, ma perfino Bach, voglio dire, ha sposato la figlia dell'organista, diciamo, della sua città, e quindi anche per i musicisti valeva questa regola, insomma. Quindi Pietro Antonio Lorenzoni sposa la vedova di Hölz, e probabilmente questo lo agevola, perché sarà entrato in possesso, non so, della bottega del defunto pittore, che peraltro è un pittore piuttosto minore nella Salisburgo dell'epoca, cioè quindi non è esatto dire che è stato allievo di Hölz, è stato allievo di Troger. Ci fidiamo di quello che dice il nipote, e Hölz l'avrà visto come avrà visto tutti quelli che lavoravano a Salisburgo. Non hanno figli, però Lorenzoni ha parecchi fratelli, appunto ha questa sorella Chiara Margherita, che sposa Mattias Lamp, poi ha altre tre sorelle, di cui però non sono state ricostruite le vicende, e poi ha tre fratelli, Michele, Lorenzo, Girolamo, quindi una famiglia numerosa questa dei Lorenzoni. A complicare gli studi, diciamo, degli storici dell'arte, c'è
un Giovanni Battista Lorenzoni, pittore a Cles negli stessi anni, più vecchio di Pietro Antonio, che però non si capisce che grado di parentela abbia, cioè chi si è cimentato con le ricerche in archivio non ha trovato il trait d'union. Bisognerà fare un supplemento, diciamo, di indagine. Comunque, di questo Giovanni Battista Lorenzoni, nato a Cles nel 1609 e morto sempre a Cles nel 1779, si sa che ha fatto la Via Crucis di San Rocco, che esiste ancora, e che è del 1766. Simone Weber lo nomina appunto perché aveva trovato proprio il pagamento 1766 per la Via Crucis di San Rocco. È una pittura molto modesta, si vede che cioè, c'è un bello scarto fra lui e Pietro Antonio. A un certo punto Weber dice che sono parenti, cioè che uno è nipote e l'altro è zio, però poi chi ha fatto le ricerche non ha trovato il trait d'union. E aggiungo solo, per non farla troppo lunga, che di Giovanni Battista Lorenzoni sono stati ritrovati recentemente due grandi quadri importanti, che sono stati pubblicati da Don Fortunato Turrini in un libro che forse conoscete, Sorride l'Aurora, dove appunto sono illustrati tutti questi motti, questi proverbi, diciamo, con ciascuno un'immagine emblematica, eccetera. Quindi conosciamo, oltre alla Via Crucis di San Rocco, che è così così, diciamo, qualche cosa di più interessante, questi due grandi dipinti, diciamo, questi due repertori di proverbi dipinti. Benissimo, allora, credo di aver esaurito tutta la saga dei Lorenzoni, però non ho ancora detto come è arrivato a Salisburgo. Dicevamo che non è così strano per un tirolese italiano o un tirolese di lingua tedesca e, appunto, approdare in una delle sedi, in una delle città dell'Austria, perché era quello l'orizzonte istituzionale di riferimento, però ci voleva comunque un legame che garantisse la buona riuscita di un trasferimento armi e bagagli, no? E infatti questo legame tutti lo trovano nella famiglia Firmian. I baroni di Firmian, di mezzo corona, avevano un ruolo politico molto importante a Salisburgo, perché un esponente del casato, Leopoldo Antonio Eleuterio Firmian, era diventato principe arcivescovo di Salisburgo, una carica importantissima, tra l'altro una carica importante anche nella chiesa universale, perché il vescovo di Salisburgo, l'arcivescovo di Salisburgo, era il primate di Germania, cioè era il vescovo più importante di tutta la Germania. E quindi, come dire, questo determina un canale privilegiato per i trentini, diciamo, che decidevano di cercare fortuna a Salisburgo. Ma questo risaliva a più di un secolo prima, perché altri esponenti della nobiltà feudale trentina avevano raggiunto quella carica. Pari de Lodron, per esempio, era diventato principe di Salisburgo. Guidobaldo Thun, quindi Lodron, Thun, Firmian, vedete che sono tutte famiglie della nobiltà trentina. E poi c'era il capitolo della cattedrale, come a Trento, come a Bressanone, anche a Salisburgo, che non era soggetta a Casa d'Austria, era un principato vescovile, quindi governato come, diciamo, una città-stato col suo territorio, dal capitolo della cattedrale, che governava in sede vacante, e poi dal vescovo in carica ogni qualvolta veniva eletto, dai canonici. E i canonici erano tutti distribuiti nelle grandi famiglie di Salisburgo, ma anche trentine, perché dai tempi di Pari de Lodron i trentini, con un sistema clientelare, con un sistema assolutamente nepotistico, si erano tutti ben piazzati a Salisburgo, cioè
c'era un sistema per cui quando moriva un canonico bisognava eleggere, nominare il successore, cioè si liberava il posto, diciamo, e ovviamente c'era tutta una trama di azioni diplomatiche per piazzare un esponente della propria famiglia o di una famiglia alleata, diciamo, per cui i Lodron, i Thun, i Firmian facevano sponda per rimanere o l'uno o l'altro o tutti insieme, e non solo loro, anche gli Arco, anche i Cuen di Castelvelasi, insomma, per avere uno scranno nel capitolo di Salisburgo. Questa è una politica che interessa molte altre sedi vescovili, Trento e Bressanone uguale, ma anche appunto Passavia, Passau e altre sedi del Sacro Romano Impero. Comunque a Salisburgo è incredibile, perché veramente ancora adesso uno andando in giro per la città, sulle facciate dei palazzi, sulle fontane, sui monumenti del 6-700 trova stemmi Lodron, Thun, Firmian, cioè, come nel Trentino, quindi è veramente la nostra storia trasferita oltre Alpe. Vi mostro allora il principe arcivescovo Leopoldo Antonio Eleuterio Firmian, non fa in tempo, diciamo, a proteggere Lorenzoni, perché muore nel 44 e abbiamo letto dietro il suo autoritratto che fu cameriere di anticamera di Schrattenbach, non di Firmian. Non importa, perché come facevano le grandi famiglie romane a Roma col nepotismo, no? Quindi quando c'era il Papa Barberini, comandavano i Barberini a Roma con il cardinale nipote, il segretario del concistoro, cioè erano tutte nomine appunto clientelari. Prima di tirare requoia, l'arcivescovo Firmian ha nominato tutti i suoi familiari possibili e immaginabili, o parenti, Thun e di altre famiglie, nei luoghi chiave, per cui anche dopo la sua scomparsa a Salisburgo i Firmian erano ben piazzati. E in particolare c'era suo nipote Francesco Lattanzio Firmian, che era un laico, cosa abbastanza rara, perché di solito gli uomini di potere in quest'epoca sono ecclesiastici, e infatti la politica delle famiglie, delle grandi famiglie trentine, è fare carriera all'interno della Chiesa, politiche spregiudicate, diciamo, il confronto, il clientelismo dei nostri giorni è da dilettanti, ecco, diciamo, insomma, questo. Comunque Francesco Lattanzio invece rimane laico, perché ha già due fratelli, uno che si fa monaco a Etta, un altro che diventa vescovo in una delle sedi suffraganee di Salisburgo, non mi ricordo quale, Seccau o Lavant forse. Carlo, che è il più famoso di questi fratelli, diventa il governatore della Lombardia austriaca, Carlo Firmian, prima è ambasciatore imperiale a Napoli, poi diventa governatore di Milano, insomma, è un personaggio. E lui invece, che è quello che ha il ruolo storico in famiglia di mandare avanti il casato, cioè di figliare, si sposa con una Lodron, Massimiliana Lodron, e vive un po' a Trento, dove avevano il palazzo della, diciamo, cassa di risparmio, adesso mi pare che è Unicredit, no? In via Galileo Galilei, e il castello di famiglia a mezzo corona, e a Salisburgo avevano niente meno, avevano anche altre case, ma già che c'erano si costruiscono questo palazzo pazzesco che si chiama Leopoldskron, e che è anche dal punto di vista architettonico un gioiello del Settecento salisburghese. Questa è tutta roba dei Firmian. Adesso è un albergo di lusso, per visitarlo bisogna bisogna soggiornare nella suite, diciamo, ecco. E dentro ci sono ancora dipinti e stemmi Firmian, però il grosso degli arredi è andato disperso già nell'Ottocento. Il grosso degli arredi era stato radunato proprio da Francesco Lattanzio Firmian, che era collezionista
fu uno dei più grandi collezionisti di area austriaca del suo tempo. Si parla di 200 solo di dipinti, diciamo, e poi incisioni, medaglie, sculture e così via, tutte lì concentrate a Leopold Scholl. E poi lui era anche artista dilettante, era pittore dilettante e anche incisore dilettante. Qui questa non è un'incisione originale, è tratta da un suo disegno, ma diciamo che è un autoritratto però inciso da Franz Schauer, che era un incisore di Salisburgo. Allora, non abbiamo però ancora detto perché i Firmian, cioè perché se sono di mezzo corona aiutano Lorenzoni, ma perché i Firmian erano ben piazzati anche in Val di Non. E cioè, se leggiamo Pietro Vigilio Barbacovi di Taio nelle sue memorie, la famiglia Firmian aveva il suo palazzo in Trento, ove risiedeva nel Verno, ed oltre la signoria di Mezzo Tedesco, poco lungi da Trento, possedeva il castello o palazzo in Mechel, nella Naunia, ove andava a passare la stagione dell'estate. Quindi, d'inverno a Trento, d'estate a Mechel, nel palazzo Firmian, che tuttora esiste. L'architetto Mucchi lo sa bene, perché se ne è occupato, diciamo. E qui vedete un dettaglio di uno dei dipinti esposti in mostra, che è l'epitaffio della famiglia Firmian nel 600, quindi siamo un secolo prima delle vicende di cui ci occupiamo, e dove è raffigurato questo giudizio universale con addirittura la resurrezione dei morti, che avviene in Val di Non. Cioè è ben riconoscibile il paese di Mechel sullo sfondo, vedete, col castello, è visto, diciamo, venendo da Twenno. Qui invece lo vedete dall'altra parte, dalla parte di Cles, in un dipinto murale dell'Ottocento fatto da Luigi De Campi nel suo Maso a San Vito. Mostro solo immagini del passato perché è piuttosto, diciamo, triste l'attuale condizione del palazzo, ma queste immagini del passato ci fanno capire come i Firmian, cioè come la dimora e il feudo vescovile di Mechel dei Firmian non fosse una stamberga, era la loro residenza estiva, quindi a Cles erano di casa. E quindi ecco che si spiega la protezione che i Firmian concedono a Pietro Antonio Lorenzoni, e sicuramente è stato questo signore, Francesco Lattanzio Firmian, a procurargli la carica di cameriere di anticamera di Schrattenbach, perché lo stesso Lattanzio Firmian aveva una carica a corte anche dopo la morte di suo zio arcivescovo, quindi era ben inserito, insomma, per di più era un esperto d'arte, eccetera, quindi l'avrà fatto anche volentieri quello di proteggere questo suo conterraneo e di introdurlo a Salisburgo. Allora, vediamo qualche opera. E nei depositi del Carolino Augusteum c'è questa crocifissione notevole, diciamo che, spero si veda bene, mi pare di sì, è molto cupa. Ma ecco, perché è anche il Golgota, insomma, no? Nel momento del trapasso, quindi ci sta anche questa atmosfera cupa. E se vogliamo, il modello è Rubens, quindi l'impostazione è ancora seicentesca, come accennava anche l'architetto, però alleggerita, illeggiadrita in chiave barocchetta, insomma. Lo si vede meglio in un altro dipinto, una pala d'altare, una di queste numerose pale d'altare che Pietro Antonio Lorenzoni produce per i dintorni di Salisburgo. Qui siamo a Strobl sul Wolfgangsee, che è uno dei laghi splendidi tra Salisburgo e Badischi, diciamo. E tra l'altro, scusate se faccio un inciso, ma la storia dell'arte è fatta di rimandi a St. Wolfgang, che è il principale, insieme a St. Gilger, centro del lago di St. Wolfgang,
c'è l'altare a Portelle di Michael Pacher. Diciamo, è un rango, vedo Cristino che annuisce, è un'arte di rango superiore, qua, questo grandioso altare a Portelle ligneo. Che Michael Pacher, anche lui fusterese, come Kroger, produce appunto in pieno Rinascimento, ed è una delle pochissime cose di Pacher rimasta nel luogo per cui è stata realizzata, perché tutto il resto è stato spostato o musealizzato, eccetera. Quindi, per dire che il Salzkammergut è un luogo dove, se uno vuole, trova molti spunti, diciamo, che ci appartengono, che appartengono alla nostra storia regionale trentina e sudtirolese. Nel suo piccolo, appunto, anche Lorenzoni dipinge, appunto, ma vi dico, veramente almeno una ventina di questi dipinti, che sono pale d'altare o dipinti devozionali nelle chiese. Qui abbiamo un San Francesco di Sales datato 1760, che ci aiuta appunto a capire come lavora. E io ci vedo molte analogie con la pala dell'Assunta di Cles, che adesso vedremo, anche se è stata dipinta più di 15 anni prima. Poi cosa succede? Succede una cosa, appunto, vi dicevo, Lorenzoni rimane fino agli anni 50 uno dei tanti pittori attivi a Salisburgo, che sono menzionati naturalmente negli studi dei salisburghesi, degli storici dell'arte di Salisburgo. Anche già nell'Ottocento nei repertori si parla di questo, naturalmente, Peter Anton Lorenzoni, perché si perde un po', diciamo, l'origine italofona, se non italiana. E però è uno dei tanti, è come Hertz, è come appunto Bergel, eccetera, uno dei tanti, finché un signore che si chiama Franz Martin, che è un musicologo, fa una ricerca approfondita e attribuisce a Pietro Antonio Lorenzoni questi due ritratti. Anzi, lui parte dal ritratto femminile, che raffigura la figlia di Leopold Mozart, Nanner, che era la sorella maggiore la sorella più grande di Wolfgang Amadeus Mozart. E poi, per analogia, visto che sono praticamente un pandan, sono delle stesse dimensioni e, come vedete, sono molto affini l'uno con l'altro, gli attribuisce anche il ritratto di Wolfgang. Quindi nel 50 ci fanno questo regalo, diciamo, no? Senza sospetti di campanilismo, perché il dottor Martin non aveva nessun interesse ad attribuire a Lorenzoni questi ritratti, insomma, ma facendo delle considerazioni molto precise. Insomma, questo articolo viene pubblicato, tra l'altro, non su una rivista di storia dell'arte, ma di musicologia, sull'annuario del Mozarteum, insomma, sul Mozart Yearbook. E da allora questa attribuzione non è mai stata messa in discussione, anzi, come dire, qualcuno una ventina d'anni fa ha cominciato a ripubblicare questi ritratti con un punto di domanda, e noi felicissimi, una studiosa francese, quindi anche lei esente da velleità clesianocentriche, eccetera, dice: ma no, ma perché punto di domanda? No, è molto plausibile che sia Lorenzoni l'autore, e ci siamo perfettamente con le date. Quindi qui abbiamo Wolfgang Amadeus Mozart all'età di 7 anni e con la sorella Nanner, che era un po' più grande. Tutti e due sono musicisti, vedete come era musicista il padre Leopold. Sono tutti e due a uno strumento a tastiera che, mi fido di Florence Gétreau, dice che è un clavicordo. E anzi, per rafforzare la datazione 1763, che è fatta più che altro anche sull'età dimostrata dal ragazzo, e che è il primo ritratto noto, anche questo è una bella cosa, è proprio il primissimo ritratto che viene fatto a Mozart,
salvo smentite, perché poi intorno a figure come Mozart c'è un tale pressing, diciamo, internazionale, per cui dalla Corea del Sud alla California tutti studiano, eh? Ogni 2 o 3 anni salta fuori l'inedito ritratto di Mozart, che poi magari si rivela una bolla di sapone, diciamo, no? Fatto sta che appunto queste invece attribuzioni regolo, come vi dicevo, e sarebbe il primo ritratto di Amadeus, e lo vediamo vestito già da giovane gentiluomo. Ma perché? Perché lui e anche la sorella, che adesso gli studi di genere stanno riscoprendo, perché giustamente poverina è stata completamente oscurata dal fratello, ma anche Nannerl se la cavava come esecutrice, diciamo, sono entrambi degli enfant prodigi, cioè fin dall'età di pochissimi anni, insomma, suonano e lasciano a bocca aperta addirittura le corti, prima la corte arcivescovile di Salisburgo e poi le corti di mezza Europa. E il padre Leopold, ma sono cose notissime, ve le dico en passant, organizza delle vere e proprie tournée per lanciare, diciamo, sulla scena artistica i due figli e naturalmente arricchire la famiglia, che infatti, insomma, si può permettere per esempio dei ritratti. Vi assicuro che a queste date è rarissimo trovare un ritratto al di fuori della classe aristocratica, perché comunque costava farsi fare un ritratto. Appunto, fuori dalla classe aristocratica lo si trova tra i pittori, tra gli artisti che se li facevano tra di loro, oppure il caso eccezionale che può sempre esserci. Qui significa che i Mozart sono già benestanti, se si possono permettere i ritratti del pur non famosissimo Lorenzoni. E questi sono i genitori, fatti in date diverse: Leopold nel 65 e la madre addirittura 10 anni dopo. Infatti è per questo che è più anziana, perché il ritratto è stato fatto 10 anni dopo rispetto al marito. E qui si potrebbe anche fare qualche considerazione, no? Cioè, prima i figli, che sono quelli che portano il reddito, no? Quindi, e poi dopo c'è anche il ritratto dei genitori. Ecco, quindi c'è un'attività ritrattistica di Pietro Antonio. Avevamo già visto l'autoritratto, quindi non ci stupisce. Non c'è un'attività di frescante, e questo è una cosa che lo accomuna con suo cugino Lampi. Entrambi, Lampi ha anche provato, ma con scarsi risultati, nella chiesa parrocchiale di Romeno, e poi ha piantato lì. Tutti e due sono pittori da cavalletto, cioè olio su tela, oppure sono dei disegnatori, eccetera, ma non si cimentano nella pittura da fresco. E questo, specialmente per Lorenzoni, è abbastanza particolare, perché quasi tutti i pittori del barocchetto sono frescanti, perché era una delle committenze più redditizie, insomma, ti facevano affrescare un'intera chiesa, lavoravi per un anno intero, magari più d'estate, ecco, e con quello poi tiravi avanti 2 o 3 anni, insomma, no? con una grossa commissione. Invece il ritratto, la palla d'altare erano meno redditizi in proporzione. Allora, la palla d'altare di Klees credo che non gli abbia reso nulla, perché stando alla letteratura fu regalata. Ci sta. Probabilmente non si sono trovati i documenti di pagamento, perché in archivio parrocchiale altrimenti si trova, no? la voce di spesa. Quindi quando non si trova la voce di spesa, i casi di solito sono 3. Primo, si è perso il documento, succede. 2, la pala non è stata pagata dalla chiesa, cioè dai massari, ma è stata donata da una famiglia, da una confraternita, e magari si è perso l'archivio della confraterna. Terza opzione, molto più rara, la pala è stata donata dall'artista stesso. In questo caso ci sta, perché nel 76 Pietro Antonio era già molto avanti nella carriera e poteva forse permettersi di regalare
un'opera al suo paese natale, quindi io sono possibilista sull'ipotesi donazione della pala. E eccola qua, qui ho trovato una foto in sovrintendenza proprio dell'82, l'anno del restauro. È una composizione abbastanza complessa, c'è, come vedete, il sepolcro terragno marmoreo, diciamo, e poi però c'è un'altra tomba a parete, come se fosse appunto un sepolcreto, no? E la Madonna viene portata dagli angeli in cielo. Sapete che il tema è tradizionale, non è scritturale, non è nei Vangeli. E tutti gli apostoli assistono con vari gradi di stupore e devozione. E c'è San Pietro in primo piano, riconoscibile dalla chiave, e ci sono delle rose, perché secondo una tradizione tarda appunto sarebbero comparsi dei fiori profumati, eccetera. C'è il sudario, vedete, eccetera, e poi questo volo d'angeli. È molto interessante l'angelo sulla sinistra, diciamo, perché ha un gioiello che gli ferma la tunica, diciamo, la veste, che è particolare, lo si vede subito, sembra quasi a rilievo, è stato dipinto con particolare attenzione. Alcuni volti un po' deludono, diciamo, ecco, ma nell'insieme anche le movenze sono credibili, è un buon lavoro di Pietro Antonio Lorenzoni. Vi faccio vedere anche un dettaglio della firma: Petrus Pet, puntato, Antonius Lorenzoni in Venit 1776, quindi giustamente, insomma, ho avuto che fosse ben evidente la firma nel suo paese natale. Ciò significa che anche lui tornava qualche volta a Cles, cioè in fondo da Salisburgo non è un viaggio, nemmeno all'epoca era un viaggio così terribile, e comunque lo facevano i Firmian a ogni piè sospinto, perché erano qua e là, e quindi magari si sarà anche accodato a qualche carrozza, insomma. In un'altra occasione siamo sicuri che è venuto a Cles, perché nell'80 fa testamento, e lo fa con un rogito Dusini, quindi a Cles. Poi a Salisburgo l'anno dopo, nell'81, aggiunge un codicillo, e questo codicillo è conservato nel Salzburger Landesarchiv. Quindi, mentre il testamento dell'80 devo ancora vedere se si trova o non è stato comunque pubblicato. I testamenti degli artisti sono molto interessanti, perché di solito lasciano opere d'arte, no? Lasciano il fondo di bottega, è interessante capire a chi lo lasciano, cioè, e soprattutto cosa rimane nella bottega. Si capisce anche di che cosa si occupava. Sappiamo per esempio che Pietro Antonio Lorenzoni ha fatto delle nature morte, non le abbiamo trovate materialmente, però sappiamo che nell'inventario di Leopold Scron, quella residenza di cui abbiamo parlato prima, qua dentro, che è un castello sull'acqua, no? Un Wasserschloss, come lo dicono loro, a un certo punto c'è un inventario con tutta la collezione dei Firmian, e c'erano alcune cose anche di Lorenzoni, fra cui delle nature morte e anche un dipinto di Genere, la cuoca. Quindi, insomma, vuol dire che non faceva solo pittura sacra, ma anche pittura di genere, però non affreschi, a quanto pare. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma vi segnalo che ci sono altre cose, per fortuna, in Val di Nona, in Trentino, di Pietro Antonio Lorenzoni, che non tutti conoscono. Allora, abbiamo un ritratto firmato e datato a Casteltun. Quindi, tra l'altro, un ritratto che può essere utile da mettere a confronto con quelli dei Mozart, perché quelli dei Mozart sono attribuiti, mentre questo è firmato e datato, quindi è sicuro. E devo dire che, per esempio, specialmente nella resa dei tessuti, dei pizzi, eccetera, le analogie ci sono. Allora, questa bambina con questo bel vestito, diciamo, rosso arancio e delle gale di pizzo, come usava, si tiene il suo cagnolino,
e per capire chi è stato dipinto un bello stemma che è quello dei Firmian. Quindi è una ragazza, una bambina di casa Firmian. Si sono fatte delle ipotesi in passato, ma non risultava, perché sembrava che potesse essere una Firmian che nel 59 aveva 10 anni, ma diciamo la cosa era rimasta in sospeso perché l'albero genealogico dei Firmian pubblicato, quello diciamo più noto perché pubblicato sul giornale araldico non so di che anno, si è rivelato essere lacunoso, cioè è sfuggita una delle figlie di Francesco Lattanzio Firmian, quello che stava a Salisburgo, e cioè Aloisia. E solo di recente, visto che molte collezioni museali vengono messe online, per cui scopriamo cose insperate grazie a internet, quindi non è solo il dark web, internet è anche una cosa molto buona. L'Università di Salisburgo ha delle collezioni d'arte e le ha messe tutte online, e viva Dio, tutte ad alta risoluzione, queste fotografie, nello spirito giusto dell'università, che mette liberamente a disposizione, diciamo, la documentazione che ha. E quindi è emersa questa incisione di Francesco Lattanzio Firmian, vedete? Si vede che è l'opera di un dilettante, però è anche molto simpatica, insomma, che è sua figlia all'età di 5 anni, che poi morì. Per questo poi non è finita nell'albero genealogico, perché è morta bambina e quindi è poi sfuggita alle ricerche genealogiche. A mio avviso potrebbe essere la stessa bambina, perché a quel punto il ritratto di Castelthun mostrerebbe una bambina di 3 anni. Allora, vi assicuro che nella ritrattistica antica è sempre un problema l'età dimostrata, perché dimostravano intanto di solito più vecchi, ma poi i bambini vengono spesso raffigurati come degli adulti in miniatura, anche l'abbigliamento è di solito da adulti, insomma, no? Quindi ci sono sempre grandi discussioni su che età dimostra l'effigiato o l'effigiata. Qui io appunto ho pensato di aver risolto così la questione, quindi sarebbe la figlia poi morta di Francesco Lattanzio Firmian, ma una guida turistica di Castelthun, che è Paolo Dalla Torre, non è d'accordo e ha scritto in una notticina che insomma non è d'accordo, perché l'età dimostrata non può essere 3 anni, che è un po' debole però come argomentazione, e soprattutto non mi sta bene, perché se hai un'alternativa allora mi sta bene, ma dire che non è senza dirmi poi chi è non è serio, insomma. Vi propongo, siccome la cosa mi è andata un po' su per il naso, vi propongo per esempio questo confronto di un ritratto di qualche anno dopo, 1790, di un pittore austriaco ma molto più bravo, diciamo, di Lorenzoni, che è Anton von Marl, che dietro ha una scritta antica con che dice: ritratto di Buonaccorso Buonaccorsi all'età di 3 anni e 6 mesi. Allora, se questo bambino ha 3 anni e 6 mesi, non vedo perché la firma non possa avere 3 anni, ma comunque, insomma, chiudo qua la mia difesa, difendo la mia identificazione. Poi un altro colpo di fortuna, al Museo Civico di Rovereto approda già negli anni 60 il Lascito Giovannini, un collezionista di Rovereto che, bontà sua, lascia la sua collezione d'arte importante alla città di Rovereto. La cosa però, diciamo, viene studiata un po' a spizzichi, eccetera, e solo nel 2000, mi pare, sì, nell'anno 2000, viene pubblicato il catalogo, e Zucchini scopre che questi 4 quadretti sono di Pietro Antonio Lorenzoni. Infatti i primi 2 sono firmati, e il primo è datato 1700 e poi si perdono gli altri 2 cifre, il secondo per fortuna è firmato e datato 1770. Allora sono
un'adorazione del bambino, insomma un'adorazione dei pastori, un'adorazione dei magi, e poi in basso Cristo in casa di Marta e Maria e la resurrezione di Lazzaro. Allora, gli altri due non sono né firmati né datati, però sono dello stesso formato e sembra proprio una serie di quattro, insomma, anche se c'è qualche differenza, cioè per esempio l'adorazione dei pastori è in qualche modo più preziosa, più c'è un po' forse determinata dal soggetto, che appunto è i re magi sontuosamente vestiti con i doni preziosi eccetera, ma c'è, come dire, un colorismo più brillante, anche un segno un po' più grafico rispetto agli altri, più grafico intendo, come dire, un po' più tagliente, tanto che mi viene in mente un pittore che si chiama Platzer, che dipinge su rame, fa queste lenticolari scene appunto piene di cose preziose, quasi miniaturistiche, insomma. È un pittore di Appiano, e quindi che ha avuto poi una sua carriera internazionale. Se permaneva un piccolo dubbio sugli altri due, adesso è caduto, perché sfogliando delle fotocopie che avevo fatto 20 anni fa al Ferdinandeum, ho trovato questo disegno, la fotocopia di questo disegno firmato Pietro Antonio Lorenzoni 1753, raffigurante una resurrezione di Lazzaro, e vedete bene che è assolutamente analogo al dipinto di Rovereto. Quindi, se prima c'era un piccolo dubbio, il confronto con questo disegno, che è firmato e datato, però vedete che è datato 53, non 70. Quindi la piccola differenza di stile che c'è fra i primi due e i secondi due potrebbe essere determinata dal fatto che i secondi sono degli anni 50 e i primi sono degli anni 70, e quindi all'interno di una carriera artistica c'è a volte, no, un'evoluzione, spesso c'è naturalmente. Quindi questa è una piccola primizia che vi comunico questa sera, insomma. Il disegno è anch'esso conservato nel Carolino Augusteum, ovviamente non è esposto perché la grafica di solito non si espone. Adesso, cercando di non sforare troppo con i tempi, vi racconto un po' del cugino, cioè Giovanni Battista Lampi, anche perché c'è in mostra un'opera importante, no, di Lampi. Allora, con Lampi gioco un po' in casa, perché è, insomma, il pittore a cui ho dedicato le maggiori ricerche. Ho avuto l'onore nel 2001, quanti anni sono passati, di curare la mostra al Castello del Buon Consiglio, e ecco, molti sanno chi è, appunto vi mostro l'autoritratto, visto che di tutti i protagonisti di questa storia abbiamo la fortuna di avere gli autoritratti, e così vi mostro come Stefano Zweig si è servito dell'autoritratto del 28 per fare quel bel monumento che c'è a Romino. È stato anche recentemente pulito e spostato per ragioni così di ridefinizione della piazza. E allora, Lampi ha un suo esordio in Val di Non. Lui era nato a Romeno, figlio di un pittore, Mattias, pittore di Via Crucis, un pittore di paese, come viene infatti definito nelle fonti relative al figlio, ein Dorfmaler, pittore di paese. E inizialmente, come il cugino Pietro Antonio Lorenzoni, si dedica alla pittura sacra prevalentemente, e una delle sue realizzazioni più importanti della gioventù è la Palla dei Santi Martiri di San Zeno, che tutti conoscete. È meno noto il fatto che la committenza è dei Gentili. Vedete che sulla dalmatica di San Sisinio c'è, cioè, bello in evidenza uno stemma che è lo stemma dei Gentili di San Zeno, la famiglia, diciamo, più facoltosa
di San Zeno di quel momento. 75. La pala di Lorenzoni è del 76. Solo le mettiamo a confronto idealmente, no? Una viene collocata sull'altare maggiore di San Zeno nel 75 e l'altra dietro l'altare maggiore di Cles nell'abside, diciamo, nel 76. E i colori sono anche un po' sballati dalle fotografie, non sono così diversi, però sono quasi dello stesso, cioè sono stati fatti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Però quello di Lampi è un'opera di un giovane pittore all'inizio della carriera, quella di Lorenzoni è l'opera di un pittore affermato alla fine della carriera. E devo dire, non so se siete d'accordo, che Lampi è già un passo avanti, diciamo, rispetto al cugino. E perché? Perché Lampi ha potuto perfezionarsi in un ambiente che Lorenzoni non ha frequentato, cioè l'Accademia di Verona. Cioè, oltre a formarsi nella bottega di suo padre, come probabilmente già Pietro Antonio Lorenzoni, poi si è formato a Salisburgo non direttamente dal cugino, ma aiutato dal cugino che lo ha piazzato da questo König e poi da questo Streicher. Già Rosati aveva ricostruito un po' queste trame. E quindi fino a quel momento Lampi si forma alla vecchia maniera, però poi Lampi, a partire dal 72, sappiamo che va a Verona. Lo sappiamo perché è una notizia che per esempio Rasmo non sapeva. Nel 72 gli viene rilasciato un passaporto, perché per andare a Verona serviva il passaporto, mentre per andare a Salisburgo no, per andare a Verona serviva il passaporto. Gli viene rilasciato il passaporto dal principe vescovo Sizzo de Noris, e vuol dire che già dal 72 frequenta l'Accademia di Belle Arti di Verona. Nel 73 viene acclamato accademico d'onore e ancora nel 78 sappiamo che bazzica all'Accademia di Verona qualche volta, perché aveva trasferito la bottega a Trento, ma si vede che ogni tanto andava a Verona. Anche perché a Verona lavoravano come servitori, diciamo, camerieri, i suoceri, cioè i genitori di sua moglie, Anna Maria Frank di Cloz, erano a servizio dai marchesi Sagramoso di Verona, quindi aveva anche, come dire, un piede a terra, no, a Verona Lampi. Ecco, quindi già in quest'opera giovanile, che è molto influenzata dalla pittura di Giambettino Cignaroli, che è il pittore veronese leader, diciamo, di questa fase, anche se era già morto, Cignaroli muore nel 70, però è lui che mette in piedi l'Accademia e tutti dipingono alla Cignaroli per alcuni anni, tra cui anche il giovane Lampi. E qui da che cosa lo si vede? Sono cose un po' specialistiche, ma lo si vede da questo chiaroscuro abbastanza insistito, dall'organizzazione piramidale, è l'ABC dell'Accademia che Lorenzoni non ha, perché Lorenzoni si è formato in modo più, come vi dicevo, tradizionale, un po' più ruspante, diciamo. A complicare la faccenda per Lampi c'è stata la richiesta di inserire il quadretto della Madonna del Buon Consiglio, che un po' gli ha dato da fare per però insomma se l'è cavata. Vi propongo anche un confronto nell'ambito della ritrattistica tra i due cugini, perché appunto, dando per buona l'attribuzione di Martin della mamma di Mozart, che è del 75, allo stesso anno risale un ritratto che era in casa Dusini, qui in via Trento, diciamo, e che adesso è a Bergamo, in collezione privata, firmato da Giambattista Lampi nello stesso anno. Quindi qui abbiamo proprio un confronto sullo stesso anno nell'ambito della ritrattistica. Scusate la flashata, diciamo, però si capisce che anche, ma diciamo, qui il confronto è abbastanza alla pari, però noi posteri sappiamo che poi Lampi nella ritrattistica diventa praticamente imbattibile, insomma, no? Già nel 79-80 non ha rivali in tutto il Trentino e anche a Bressanone.
La formazione accademica è quella che, è quello che distingue i due cugini. Lo attesta questo disegno, che è una tipica accademia, venivano chiamati così i disegni di nudo. C'era la scuola del nudo, e è molto importante perché l'anatomia si apprende soprattutto copiando il nudo dal vero, no? Oppure dalle statue antiche, dai calchi di statue antiche. E vi ho messo qui questo disegno, che è datato 78 e c'è scritto Vero, finora tutti l'hanno interpretato come Verona, no? Proprio perché appunto nel 78 sappiamo che non aveva ancora passato il Brennero il pittore, quindi se lo sarà portato a Vienna, questo con chissà quanti altri, un album intero, poi gli album si disperdono e all'Accademia è rimasto questo, diciamo, no? Del suo passato formativo. Ma vi mostro questo disegno perché fondamentalmente il Cristo morto di Claes è uno studio di nudo accademico, cioè prima di essere Cristo morto è un modello dell'Accademia in posa, sdraiato, potrebbe addirittura dormire, no? Ecco, essere un giovane narciso addormentato, non so, un endimione. E la resa anatomica è perfetta, impeccabile, e proprio perché c'è l'Accademia dietro. In più, proprio su quest'opera, che tra l'altro avrete visto tutti, è in cattivo stato di conservazione, avrebbe bisogno di una manutenzione, direi di più, anzi, non so se Gervasi, che è un restauratore, direi più di una manutenzione. Era stato, diciamo, c'era stato un piccolo intervento nel 51 quando venne esposto al Castello del Buon Consiglio, e credo che da allora non è stato più toccato, quindi bisognerebbe, è anche un dipinto di piccole dimensioni, la spesa non dovrebbe essere enorme, diciamo, vedremo nei prossimi mesi a mostra conclusa cosa fare, insomma, però non si può lasciarlo così, secondo me. Su questo dipinto abbiamo un ulteriore aggancio con la grande storia dell'arte, che è stato messo in luce da Stefano Ferrari, che è un amico di Rovereto, storico dell'arte, adesso è addirittura il presidente dell'Accademia degli Agiati, che qualche anno fa si è accorto che il dipinto di Lampi è praticamente identico a un dipinto di un roveretano, Ambrogio Rosmini, zio del famoso filosofo Antonio Rosmini. Questo Ambrogio Rosmini era un architetto, era un aristocratico, i Rosmini selvati, no, di Rovereto, e era un architetto dilettante, ma anche pittore dilettante, e fu a Roma a sue spese. Sapete questi personaggi del Settecento dell'Illuminismo che, potendoselo permettere, fanno il grand tour, vanno a vedere le bellezze artistiche, eccetera, e addirittura Ambrogio Rosmini va a lezione da Pompeo Batoni, che è uno dei grandi pittori della scena romana, un pittore toscano, lucchese, che però vive e lavora a Roma ed è, magari non è uno dei nomi più noti al grande pubblico, però vi assicuro che nella Roma del Settecento Batoni era un'autorità. E quindi in prima battuta Ferrari ha detto: momento, come mai il Cristo morto di Lampi è quasi identico al Cristo morto di Rosmini? E poi non è che c'è una filiazione da Batoni a Rosmini e da Rosmini a Lampi, cioè ha trovato non un Cristo morto, però un Cristo in croce, un disegno preparatorio di Batoni, vedete a Berlino, che è molto simile al Cristo deposto, al Cristo morto di Rosmini. Per cui adesso, per farla breve, la filiazione è questa. Rosmini è stato a Roma e ha visto Batoni. Lampi nel 78-79 frequenta Rovereto perché
frequenta Villa Lagarina perché fa il ritratto dell'arciprete di Villa Lagarina e quindi frequenta anche Rovereto, insomma. L'arciprete di Villa Lagarina era un Lodron, si chiamava Massimiliano VII. Non lo dicono le fonti, i suoi biografi, che sono più di uno, cioè non lo dicono, però è quasi, a questo punto è quasi scontato che abbia frequentato Casa Rosmini, ha saputo che c'era questo architetto, dilettante, eccetera. Rosmini avrà avuto anche piacere di avere in casa un giovane promettente pittore, ed ecco la filiazione, quindi da un modello romano attraverso un dilettante roveretano si trasforma in un dipinto devozionale per Cles, per i frati francescani di Cles. Originariamente pare che fosse la 14ª stazione della Via Crucis della chiesa dei francescani. Non è raro che l'ultimo quadro, me lo confermi tu che ne hai restaurate tante, no? E che l'ultimo quadro uscisse un po' dalla serie, diciamo, e fosse a sé stante, diciamo. E aggiungo solo questo, che rispetto alla versione di Rosmini, scusate il bianco e nero è perché ho le foto in bianco e nero, ma non sono monocromi, sono colori anche Rosmini. E rispetto alla versione di Rosmini, quella di Lampi è però più pittorica, diciamo, mentre quella di Rosmini è più scolastica, se vogliamo. Lampi ci mette un po' del suo, specialmente così, per esempio aggiunge le goccioline di sangue, quindi più nella tradizione, se vogliamo, e anche probabilmente saranno stati anche i frati a volere un'immagine non tanto accademica ma più devozionale, coinvolgente dal punto di vista emotivo. E anche nel paesaggio c'è qualche cosa, addirittura se vogliamo, di guardesco, se si pensa alle lunette di Vigo di Ton, che Lampi ha sicuramente visto. La faccio breve. Lampi è stato a Salisburgo da ragazzo, dai 15 ai 16 anni così, poi si forma a Verona e poi il grande passo è dopo Innsbruck e Klagenfurt, dove fa delle brevi permanenze, Vienna, che diventerà la sua città. Qui voglio sedurvi e quindi vi mostro la veduta di Vienna dal Belvedere di Bernardo Bellotto, sono dei più bei quadri di tutto il Settecento. Il nipote di Canaletto, vedete che il rapporto zio-nipote è normalissimo, insomma, in antico regime, nell'ambiente artistico. Bellotto è il nipote di Canaletto. Quindi Vienna, la grande capitale dell'impero, dove a comandare è Casa d'Austria e non i principi vescovi come a Trento, Bressanone e Salisburgo. E però il trono è talmente alto che c'è più libertà d'azione, diciamo, no? Lampi, per esempio, ha la fortuna di essere protetto da un barone tirolese che si chiamava Josef von Sperges, che era molto colto, era tra l'altro accademico degli agiati di Rovereto, eccetera, e che a Vienna ha il ruolo di direttore dell'Accademia di Belle Arti, scusate, presidente dell'Accademia di Belle Arti, e lo conosceva già, ed è grazie a Sperges che Lampi entra all'Accademia, e sarà stato anche grazie a Sperges che poi sarà arrivato a corte, perché bisogna essere presentati, no? A corte, non è che uno suona il campanello, buongiorno, sono un pittore della Val di Non, bisogna essere presentati. Lorenzoni è stato introdotto a corte a Salisburgo da Firmian, Lampi è stato introdotto a corte e anche all'Accademia da Sperges. C'è una curiosità che pochi conoscono, visto che abbiamo parlato del grande Amadeus, vi racconto questa cosa che ha dell'incredibile. Per 3-4 anni Lampi e Mozart abitano nella stessa casa di Vienna, in Domgasse, è questa casa qua, che adesso è un museo, cioè non tutta, il pian terreno e due piani sono il Mozart Museum di Vienna, perché ce n'è uno a Vienna, ce ne sono due a Salisburgo, eccetera, eccetera, e
Ebbene, negli anni Ottanta, l'Ampi arriva a Vienna nell'83, Mozart mi pare prima, comunque Mozart è già il grande Mozart in questo momento, si è affrancato dal fiato sul collo del principe Colloredo, mi pare, no? E a Vienna è più libero di comporre, fa i grandi capolavori, le nozze di Figaro e così via, il flauto magico, eccetera. E adesso gli esperti di Mozart sicuramente mi diranno: no, quando ha scritto il flauto magico non era nella casa di Don Gasse, ma comunque, insomma, sta di fatto che in un periodo abbastanza lungo i due hanno convissuto, erano proprio nello stesso condominio, diciamo così, no? Ecco. E a questo punto, proprio per questa vicinanza fisica dei due, Lampi stava lì con sua moglie e Mozart con sua moglie, che era Constanze Weber, acquista una certa consistenza l'attribuzione di questo dipinto, che raffigura la sorella della moglie di Mozart, quindi la cognata di Mozart, Aloisia Weber, poi sposata Lang o Lange, che era un'attrice, una cantante d'opera. Infatti la si riconosce da questa incisione, vedete che tra l'altro l'acconciatura particolarmente esuberante è la stessa del ritratto, con queste piume di struzzo, no? nel toupet, perché poi erano capelli posticci. E vedete che in questo bel ritratto regge una maschera, sì. Quindi è proprio un ritratto quasi di scena, no? Cioè si presenta nella sua professione, che era quella di cantante d'opera e attrice. Ebbene, questo ritratto è attribuito da sempre a Lampi, però non si sa dov'è, io non l'ho mai potuto vedere, nessuno l'ha mai visto. Viene sempre riprodotto nelle vite di Mozart, perché c'è tutto un retroscena sentimentale, cioè Aloisia, la sorella di Constanze, sarebbe stata il primo amore di Mozart, che poi, per ragioni non chiare, è ripiegato sulla sorella, diciamo, come è successo anche in altri casi, no? Nella storia. Quindi, come dire, in casa Mozart a quanto pare c'era questa specie di ménage à trois, le due sorelle Weber con Wolfgang Amadeus particolarmente esuberante, come sappiamo, eccetera. Allora, ho trovato traccia, perché purtroppo di questo ritratto, che è particolarmente piccante proprio perché fa parte della famiglia Mozart, quindi sarebbe addirittura il secondo pittore noneso che ha a che fare con i Mozart, no? E se ne sono occupati solo i musicologi, che raramente, cioè che non hanno mai detto dov'è, ma perché non lo sanno dov'è. Cioè circola una fotografia, prima in bianco e nero, poi è comparsa anche questa foto a colori, di una misteriosa collezione privata, ma non è neanche mai comparso in mostra che io sappia, però dalla fotografia mi sembra buono, e bisognerebbe vederlo dal vero, no? Per essere sicuri. Poi magari, chissà, è anche magari firmato a tergo, non so, è che i musicologi sono imprecisi su questo, no? Faccio un appello a tutti i musicologi che mi vedono via web, cioè ditemi se è firmato, ditemi se è datato, perché è una cosa molto importante per la ricostruzione della carriera di Lampi. Perché poi c'è un problema: qualcuno lo data a 79, 79 non può essere Lampi, perché nel 79 Lampi era tra Trento, Rovereto e Romeno, e anzi Cles, visto che il Cristo morto di Cles è datato 79, non era ancora arrivato a Vienna, e a Salisburgo c'era stato da quando aveva 15 anni, quindi non può averlo fatto a Salisburgo, e del resto la signora Weber era una bambina all'epoca, quindi insomma, quindi dovrebbe essere dell'84, proprio quando i Mozart e i Lampi vivevano in Don Gasse a Vienna, e quindi addirittura il ritratto sarebbe stato fatto tra vicini di casa, insomma, no? La prima traccia che ho trovato per darvi un'idea di come la storia dell'arte a volte è veramente bizzarra, la prima traccia di questo, cioè la prima volta che si parla di questo dipinto, è in un articolo di una rivista britannica, vediamo se mi ricordo il nome, famosissima, Country Life, che
che è questa rivista britannica che esiste ancora, ma che soprattutto negli anni 20 e 30 era la rivista dell'aristocrazia britannica, perché era la rivista delle dimore dei lord nella campagna inglese, no? Dove si parlava del bel vivere all'inglese, diciamo, no? Fra cavalli, eccetera. Ecco, su Country Life degli anni 60, insomma, è uscito questa fotografia, perché c'era l'esperto risponde. Sapete che in Inghilterra c'è ancora la BBC, eccetera, c'è l'esperto risponde. Allora, un privato può mandare la foto di un'opera di sua proprietà e l'esperto risponde, insomma, no? Quindi è un po' poco, no? Cioè, vogliamo vederlo, prestatelo a una mostra, insomma, o comunque diteci qualcosa di più su questo ritratto, perché è importante. E concludo questa lunga narrazione con un ritratto che può essere paragonato, secondo me, a quello della signora Lang, anche se molto più austero, ma per ragioni, diciamo, di stile di vita. Lei è una cantante d'opera, questa di cui vi parlo è una canonichessa del Damenstift di Innsbruck, però vedete che c'è qualche affinità abbastanza evidente. È la baronessa Giuseppina de Clés, quindi una clesiana, che, essendo rimasta nubile, era stata destinata al Damenstift di Innsbruck, cioè a questo beghinaggio per le dame dell'aristocrazia rimaste o nubili o senza dote, eccetera, che è esistito fino a qualche decennio fa proprio come istituzione. Aveva sede a fianco alla Hofburg, e Lampi, quando soggiorna a Innsbruck per circa un anno, la ritrae lì a Innsbruck, ma era una sua conterranea e una vostra concittadina, una baronessa Clés. E io lo considero un piccolo capolavoro. La parola capolavoro deve essere usata con parsimonia, si usa troppo spesso, diciamo. Ma in questo caso non è il capolavoro di Lampi, però questa austerità aristocratica, questo aplomb teresiano, diciamo, no? Cioè lo stile Maria Teresa da vedova, diciamo, ecco. Questo abito in grigio perla che però è raffinatissimo, insomma, e la bravura di Lampi nel ritrarre questo volto anche fiero, no? Di una bella nonesa, nubile per scelta, diciamo, e che non rinuncia, pur essendo in questo istituto, diciamo, dove non si prendevano i voti, però era un istituto, diciamo, religioso, non rinuncia a questo serto di perle sul tupè di crine di cavallo di cui erano composti queste parrucche, insomma. E quindi vedete che di Lampi, oltre al Cristo morto, c'è almeno quest'altra opera che ha a che fare con Clés. Grazie per l'attenzione. Però Roberto, tu sei attratto da questo, ma anch'io, da queste capigliature. Ah, sì, sì. Che evidentemente non è che qui mi parte l'alterazione. No, speriamo. Che dopo sì che facciamo i numeri su Facebook. No, queste capigliature qui ci hanno sconvolto perché per noi. Ecco, e intanto allora precisazione, casa dal lago, non si riferiva, Dusini era la famiglia, no, di quella Dorotea dal lago, dal lago, e qui la casa di Trento è casa dal lago, che scopriamo sempre essere stato un scrigno di opere d'arte. Ma scusami, dimmi se sbaglio, così annuncio anche la Lucia, curatrice della mostra 5 chiavi gotiche, non è che l'arte si trasmette per via femminile, sono tutti cugini, zii, tramite, per parte di madre. Magari nel DNA quello vero è quello femminile che porta l'arte, poi erano gli uomini a esprimerla, però non riuscivano a portarla. Non lo so, questa è una
è una cosa che mi invento così, però ho notato questa cosa. E intanto che Lucia, se vuoi chiudere tu, poi mi sposto, non so se qualcuno qualche curiosità o ha qualche domanda o è stato colpito da qualcosa, vuole anche solo dirci da cosa è stato colpito di questa meravigliosa, ma sì, lunga, può anche essere stata lunga, Roberto, magari non lo nego, ma sicuramente è volata via, perché la tua capacità dialettica comunque è spiccata. Non so se qualcuno vuole o chiedere o anche solo dirci un'immagine a cui che è piaciuta molto. Qua mi dà fastidio una cosa, ma te la dico dopo. Sì, Marlis. Infatti hai detto che per bambini a femmina viene trasmesso, ma solo ai maschi. Ah, tu ce l'avevi con me qui, sì, ma io mi sono inventato una battuta. No, ma comunque il tema è scottante, perché proprio intorno alla figura di Nanner Mozart c'è un grosso dibattito, cioè sul fatto che è stata schiacciata, diciamo, no, dalla figura del fratello, quindi ovviamente viene accusato il padre Leopold di non averla incoraggiata abbastanza, cioè, quindi sono le femministe americane, le femministe degli Stati Uniti proprio. Sai che adesso c'è il problema dei monumenti, se certo. Stare molto, il ritratto di Leopold Mozart rischia di essere bruciato sul luogo se va nelle mani delle femministe, perché è uno dei, è sul banco degli imputati, diciamo, per aver smorzato il talento della figlia maggiore. Quindi, secondo il mio ragionamento, se il figlio maschio aveva un tale, si è stata schiacciata da mostra, poi non sì, 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 altri, sì. Ma i due si volevano bene, si scrivevano delle lettere stravaganti. Chissà cosa ci siamo persi se avessero lasciato esprimere anche la sorella. No, io sono un po' infastidito, abbiate pazienza, sono sindaco di Clesi. Che adesso mi venga fuori un roveretano che ha dipinto, a parte che tu la definisci un pittore dilettante, un soggetto che mi dipinge un Cristo morto pressoché simile a quello dell'Ampi. Vabbè, poi decidi tu se l'aggettivo è corretto, ma lì ho avuto un mancamento, non so Marcello tu cosa. Però effettivamente questo Cristo morto di Rovereto è spiazzante. Sì, sì. Ecco. Ma c'è anche l'intelligenza di Lampi di, come dire, non avendo potuto andare a Roma, che era il sogno di ogni artista dell'epoca, fin dai tempi, diciamo, di Poussin, no? Ma anzi, ancora prima, fin dal Cinquecento, il sogno di ogni artista di tutta Europa era andare a Roma per studiare l'antichità classica, no? nel luogo che, in cui c'era la maggiore concentrazione di statue antiche, eccetera. A maggior ragione per un pittore dell'età neoclassica, perché Lampi è a cavallo fra rococò e neoclassicismo. Suo cugino, che ha 30 anni di più, non è minimamente toccato, diciamo, dalla svolta neoclassica. Invece Lampi vive proprio questo passaggio, cioè è figlio di un pittore di paese che però appunto è legato al barocchetto, è cugino di un barocchetto, ma capisce che il futuro è il neoclassicismo, Manx, il Maron di cui abbiamo parlato, e soprattutto Battoni, insomma, perché è all'inizio proprio della svolta neoclassica. Quindi secondo me Lampi ha sempre bruciato questo fatto che non è mai stato a Roma, il suo orizzonte è Verona, e dopo per ragioni di carriera è stato a Vienna, è stato, per carità, è stato in Polonia, è stato a San Pietroburgo, ha visto il bel mondo, ma non è stato a Roma. E quindi a Rovereto, trovare in casa di un roveretano cose di Battoni, o comunque racconti anche, no, di che cosa succedeva a Roma, eccetera, è stata una sua scelta intelligente di prendere tutto quello che poteva, tra cui appunto questo modello battoniano, e ci ha subito fatto il Cristo di Clesi, insomma, ecco. Bene, io chiudo dicendovi che
mi è stato sottolineato, è stato detto, beh, intanto mi piace, torno a Lorenzoni, sapere che è stato a Salisburgo a bottega da un fenomeno, se non ho capito male, no? Paolo Troger, da Troger, sì, sì. Non è propriamente un dilettante come il Roveretano, anzi è lusingante questa esperienza che fa. Credo che oggi sia l'ultima volta in cui vedrete sottoscritto parlare in pubblico, perché dal 5 agosto inizia un periodo di chiusura totale per l'indizione dei comizi elettorali, qui non ho intenzione di parlare di elezioni, ma dal 5 agosto in poi non mi sarà più possibile parlare, quindi mi tengo qua fino a mezzanotte. No, per dire già, solo che... già hai tentato di ingraziarti l'elettorato femminile. Sì, esatto. Esatto. Però ecco, lasciamo anche a chi arriverà dopo, che sicuramente chiunque esso o essa sia proseguirà tutto un lavoro che appunto non solo questa amministrazione ha fatto, ma anche quelle precedenti avevano già avviato brillantemente sulla promozione della cultura, sulla valorizzazione di Palazzo del Sovile, sugli investimenti anche in mostre, in esposizioni e quant'altro, perché qui mi viene fuori un buon suggerimento per un evento che l'anno prossimo in qualche maniera dovrà essere fatto, no? Ma io ti lascerei dire a te, mentre lascio il posto a Lucia, che chiederei di chiudere questa serata. Io credo che quello che tu dirai sarà quantomeno da considerare in modo molto serio, ed eventualmente iniziare a lavorare appena ci sarà un'amministrazione nuova. Ma e detto questo, io vi ringrazio veramente per tutto quello che, intanto per la vostra presenza qui, perché non è né ovvio né scontata di questi tempi. E anche sono contento di lasciare spazio a Lucia, perché questa è una mostra che abbiamo voluto tanto e che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, e che sarà semplicemente l'inizio di un nuovo percorso che questo palazzo potrà far fare non solo a se stesso, ma a tutti noi, a tutto il paese. Grazie, grazie. Prossimo anno, l'anniversario. Registro con soddisfazione, ma d'altronde da una persona attenta, insomma, e colta come l'architetto Mucchi, non mi stupisce, registro l'interesse per un'iniziativa che starebbe benissimo qui a Palazzo Assessorile l'anno prossimo, nel terzo centenario della nascita di Pietro Antonio Lorenzoni. 1721-2021, quindi un anniversario bello tondo, insomma, no? Posto che sarà battaglia per i ritratti dei Mozart, però per le altre cose, anche da Salisburgo si può tentare, diciamo, una richiesta di prestito. Devo dire, aggiungo che Palazzo Assessorile si è anche costruito in questi anni una credibilità, quindi magari a una richiesta di prestito alleghiamo anche qualche catalogo delle mostre pregresse, per far capire che non siete dei dilettanti, insomma, come l'architetto Rosmini, ma invece dei professionisti ormai nel campo delle mostre, insomma. Lo dico anche perché c'è Laura Paternoster che ne sa qualcosa, insomma. E vediamo con un progetto, se volete do senz'altro una mano, con un progetto strutturato che spiega l'intento anche scientifico di rimettere in luce tutta una serie di cose che temo dalle due parti delle Alpi ignoriamo reciprocamente, cioè noi probabilmente non sappiamo tutto quello che sanno di Lorenzoni a Salisburgo, e loro non sanno, per esempio, dei quattro dipinti di Rovereto, del Museo Civico di Rovereto o di altre cose, insomma, qui. E magari, tra l'altro, possiamo fare anche una campagna di ricerche archivistiche per trovare il testamento, per trovare altre pezze d'appoggio
E se poi dovesse essere un problema numerico, cioè racimoliamo solo una dozzina di opere, possiamo fare Pietro Antonio Lorenzoni e il suo tempo, quindi allargare un po' lo sguardo appunto al cugino Lampi, al nipote Giovanni Nepomuceno della Croce, senza uscire troppo dal seminato, parlare di questi artisti del Settecento Trentino che lavorano oltre Alpe con diversi destini, ma comunque si fanno onore, hanno lasciato opere e buona fama in Baviera, in Austria, quindi perché no? Guardi, Roberto, ma bisognerà vedere la la prossima amministrazione. Però insomma è un bellissimo, è una cosa che dimostra. Naturalmente non ha nessuna coloritura politica, è assolutamente trasversale a tutte, certo, le forze politiche, penso che nessuno possa attribuirsi, certo, come dire, una primogenitura su un argomento di questo tipo che riguarda tutti i clesiani e tutti i nonesi, insomma, indistintamente. Certo, no. Beh, direi che hai lanciato un sassolino, speriamo di poter raccogliere i frutti in un futuro, sarebbe bellissimo comunque portare avanti questo progetto. Niente, mi affianco un po' a tutti ringraziando innanzitutto il dottor Roberto Pancheri, che con un dente colorante, insomma, si è prestato comunque a portare tutte le sue conoscenze nell'ambito delle tematiche affrontate e di Lampi in specifico, ancor più perché appunto credo che sia l'esperto unico di questo pittore, artista pittore. Niente, volevo ringrazio l'amministrazione, ringrazio il sindaco, ringrazio, come ha fatto Roberto un attimo fa, Laura Paternoster, che appunto se dovesse partire questo progetto di mostra già trema, per tutti i prestiti e l'impegno che la porta costantemente a portare avanti i progetti nell'ambito dell'ufficio cultura del comune di Cles, che è una risorsa preziosissima. Non solo Laura Paternoster, ma anche vorrei nominare Marcello Nebel, che con Gianluca Fondest e Alessandro Bezzi mi hanno aiutato a portare avanti e creare questo progetto di mostra enorme, importante e che insomma sta dando veramente i suoi frutti, perché abbiamo superato i 3.000 visitatori, quindi insomma siamo veramente molto contenti, come diceva il sindaco, dato anche il periodo che stiamo vivendo, no? Vorrei ricordare l'appuntamento previsto per giovedì 30 luglio, se vi fa piacere appunto essere presenti, non qui, ma questa volta portiamo l'evento nella chiesa di San Vito al Maso Conci, ovviamente sempre a Cles, località appunto San Vito, con il dottor Claudio Strocchi, ora in Porta al Castello del Buon Consiglio, prima era in soprintendenza, ora è, ripeto, il Castello del Buon Consiglio, che ha accettato il nostro invito e ci parlerà dell'arte dell'intaglio ligneo clesiano, le botteghe Strobl e Prati, quindi insomma è un appuntamento molto interessante anche quello, sì, insomma così si pensa possa esserlo. Quindi serve anche in quel caso, soprattutto in quel caso, la prenotazione, no Laura, proprio perché i posti sono veramente molto ridotti in quanto si fa all'interno della chiesetta, che è un momento anche questo ulteriore per visitare la chiesa, che è privata, appunto del Maso. Niente, io spero di aver detto più o meno tutto, ricordo appunto questo appuntamento, poi ci sarà una breve pausa e faccio un po' di pubblicità. Il 20 agosto invece ci saremo io e Marcello, che parleremo degli affreschi gotici a Cles e in Valle di Nonna Cles, con un focus sulla chiesa di San Vigilio a Pezza. Quindi insomma, se vi fa piacere, ci saremo proprio noi due che parleremo di questo tema affascinante, interessante. Ecco, grazie mille. Io credo che si possa visitare la mostra, in specifico guardare le opere e vederle con osservarle con un occhio diverso, no? Dopo quello che ci è stato raccontato magistralmente da Roberto Pancheri. Quindi grazie mille e grazie a tutti voi. Buona serata.